Ciao bellezze, allora sperando che non ci siano più disturbatori e sperando di essere a fuoco, volevo parlare con voi della mia agenda praticamente. Io ho ricevuto in regalo, dopo un esame, la Filofax. La Filofax, per chi non la conosce, lascio il link nel box informazioni. Oltre al link Filofax, vi lascio anche il link di dove ho comprato io l'agenda, perché io l'ho acquistata da Amazon. Comunque, un breve accenno sulla Filofax. Vi posso dire che praticamente è un'azienda che produce agende, diari e quant'altro. E ci sono tre tipi di agende: quella con il clip qui, che è quello che ho acquistato io e preferisco, poi c'è quella lì con l'elastico, e infine c'è quella lì con la cerniera. La mia è una Saffiano A5 organizer ed è in questo colore un po' più sul viola, ma non tanto viola viola viola. È una descrizione un po' abbozzata. Comunque qui c'è un pezzo di scotch, quindi di che. E qui c'è il logo Filofax o Filofax, come si voglia dire. Allora, la A5 è il formato più grande che ci sia, e infatti ha gli anelli più larghi. Assomiglia quasi a un raccoglitore, ma non proprio. Poi magari farò vedere anche qualche differenza. E la grandezza è poco più grande di un quadernino piccolo. Io ho rilasciato la fodera elastica con cui la Amazon me l'ha spedita. Premetto che comunque sia, l'ho costata, nessuno mi ha detto di fare una recensione. E all'interno, appunto, abbiamo uno scomparto a soffietto, il riporgi penna. E nello scomparto a soffietto io ho un bel po' di stickers, tra cui alcuni speditimi tramite swap da alcune ragazze. Poi qui ho fissi questi post-it stacchi attacca a frecce, con bigliettina visita mia, che solitamente inserisco negli ordini o nelle creazioni, nel materiale, scusate. E questi qui li utilizzo anche per studiare, vi farò vedere un buon metodo di studio. Quello che non vi mostrerò oggi sarà come organizzo io la mia settimana, in quanto da poco ce l'ho e quindi non è ben ancora organizzata, e devo trovare il metodo adatto per me. Una cosa importante che posso dire è questa: ogni persona ha il suo metodo di oltre al metodo di studio, ha un suo metodo di organizzare la giornata. Certo, il mio metodo non andrà bene a voi, come il vostro non andrà bene a me. Insomma, è bello prendere spunti. Allora, l'agenda presenta questa protezione qui che ho lasciato, in quanto non vorrei che col tempo gli anelli facessero il segno sulla copertina. Copertina è comunque sia, all'esterno è questo viola, all'interno è questo fucsia, ma non tanto acceso. Avanti abbiamo come prima pagina, appunto, l'azienda Firefox. Ho messo uno sticker all'una e uno a Cupido qui sotto. E la prima pagina comprende sempre un calendario e i relativi 2014-2016. Questa ve la salto perché è alla mia disposizione, e vi ho detto che in questo video non parlerò di come organizzarla, ma farò una recensione basica su quello che ho fatto finora e magari un successivo tutorial, come ad esempio su questa pagina che io trovo comoda. L'ho fatta la pagina io stessa con un cartoncino, vi farò vedere tutto quanto, i buchi e tutto il resto, e ho applicato queste bustine sopra, però ne ho fatte tante altre che appunto quando caricherò il video vedrete, e sono appunto 8 bustine dove io inserisco tutti i post-it. Poi ho messo un foglio note. E voglio farvi vedere l'agenda, però non facendovi vedere, perché ogni settimana cambio, perché devo trovare il metodo adatto. Ecco qui. Allora, passiamo a questa pagina qui. Questa è un po' particolare perché è il mio compleanno. Ho attaccato degli sticker, dei Swarovski qua, che sarebbero questi qui, dei glitter, che ho trovato al cinese per 1 euro. Ce ne sono di vari tipi, anche a quadretti, come dire, a quadretti, sì, quadrati, e costano poco. La cosa bella è che, ecco, è divertente decorarla. Come si struttura? Allora, innanzitutto per aprirla è così, mi raccomando, cioè cliccate sui due laterali, ma non aprite gli anelli perché altrimenti col tempo si possono allentare. La Firefox ovviamente spedisce anche un
righello che io ho qui dietro e dove ve lo mostro, insomma, utilizzo come segnapagina. Oltre a un charmos che ho messo qui in fondo, sempre uno swap, arrivatomi, che è questa fettina di torta, non vedo più niente, sì, di cui vi lascio il link nel box di informazioni, appunto, degli swap di cui parlo. Allora, questa è una pagina che io inserisco ogni settimana e che non comprende la Firefox, cioè non sono conteggiate come i giorni. La settimana è divisa in due pagine in modo verticale. Ci sono anche disposizioni orizzontali, ma l'agenda comprendiva questa qui. Dato che la mia agenda mi trova abbastanza bene con questa sistemazione perché riesco a vedere giornalmente dall'inizio alla fine quello che devo fare, rispetto magari forse a vederli in questo modo. Poi ecco, dipende, potrei anche cambiare idea. L'ho decorata con questa credo fustellatrice di cui vi parlerò dopo e ogni settimana inserisco una pagina. Perché inserisco una pagina? Perché preferisco, dato che per chi lo sa che io sto a dieta, scrivere quello che mangio e sul retro scrivere magari qualche nota di qualche giorno che mi interessa. Su questo posso anche dirvelo perché è una cosa che non cambierò mai. Poi, oltre a questo, abbiamo dei tab già in dotazione per l'agenda. Dei tab sono semplicemente queste sporgenze in cui è più facile andare a ricreare, cercare l'argomento, scusate. Io utilizzavo le etichette piegate per tirare su l'agenda, eccetera. Devo dire che non è male. Allora, sono sei tab, sono su questo color giallino molto pallido che devo ancora andare a decorare. Come vedete, ho solo messo questa etichetta qui che trovate da IKEA. E il mio primo tab, che ho preferito disporlo così, sono appunto i to-do. To-do cosa sono? È una lista che voi andate a scrivere e spuntate. I miei to-do li ho fatti annuali e non ve li mostro e sapete perché c'è un po' di privacy, sinceramente. Poi ho fatto io questo tab, libri, che devo ancora andare a decorare. Cerco di fare cose che non devo stampare, quindi facile e veloce, quindi posso anche farvi un video. E qui ho messo tutti i libri che vorrei leggere. Sono tanti. Secondo tab ho semplicemente dei conti e alcune foglie, quindi non ve li voglio mostrare. Tab università con il rosa, uni. Ho fatto i tab sopra perché il lato, ecco, appunto, era già impegnato. E ci sono appunto gli orari, i dipartimenti o se volete i ricevimenti e questi qui che ho stampato da Cartopazze o Life in Plan, non mi ricordo, appunto contengono esame, anno, data, credito e voto. Io semplicemente metto l'esame il giorno in cui l'ho fatto, il professore con cui l'ho eseguito questo esame e il voto. Perché i crediti, questa roba qui non li inserisco in quanto io non ho il libretto universitario. Frequento Federico II e Segrepass mi dà da solo tutte le risposte che voglio. È una sorta di comodità che gli traschiamo anche qui. Poi il terzo tab è sempre da Life in Planner o Cartopazze, di cui vi lascio il link nel box di informazioni, non mi ricordo precisamente. E questo qui che è uno schema di pulizie praticamente. Molto carino e utile, quotidiana, settimanale, mensile e saltuario. Ovviamente è un ricordo perché non è che ogni giorno apro questo qui e vedo che devo fare la mattina, al quale ho aggiunto delle pagine a righe. Poi, quarto tab, ho i video che devo girare per YouTube e infine ho la rubrica nel sesto tab. Il quinto non ho niente, quindi ho solo i propri fogli colorati. Ho la rubrica praticamente in cui dovete inserire nome, cognome, indirizzo e i vari recapiti. Il tab creato da me, che poi viene, e delle password, e non ve lo mostro per privacy, sinceramente. Peso e misure sono un argomento di cui vi parlerò e appunto io segno, come si può vedere, tutti i miei dati settimanalmente, visto che chi mi segue su Instagram sa che ho una dieta, sto seguendo una dieta particolare. Il foglio a quadretti è venuto in dotazione dell'agenda e questi qui li ho fatti io. Alla fine ho preferito mettere le note, i fogli di informazione.
Abbiamo anche un altro foglio acetato o non so come dirlo, un foglio in plastica trasparente e una bustina porta tutto, insomma. Qui abbiamo sempre, qui sono scontrine e varie cose. Abbiamo sempre io dico protezione, poi non so, degli anelli e dietro abbiamo la Filofax Saffiano. Comprende appunto un blocco di vari fogli a righe bianche inseriti, c'è cioè un coso di plastica, inseriti dentro a appunto questo scomparto. L'unica pecca è che i fogli sono marchiati con il 2013. Certo è che non essendo datati, non ha importanza, è solo una cosa così che ho notato adesso. Che dirvi poi? Il righello, mi dimenticavo, è un comunissimo righello che adesso andrò a staccare perché non voglio farvi vedere, ho detto, la mia settimana giornalmente. Sì, ogni pagina ha un decoro e un attrezzo che adesso vi andrò a parlare e per l'appunto è questo righello qui che ha questa sezione circolare e anche questi anelli che voi potete andare a staccare e attaccare ovunque, molto molto carino. E adesso vado a parlarvi praticamente. Aspettate, ecco qua. Avete visto anche come si mettono? Sì, è anche un po' di settimana, ma fa niente, ragazzi. E nulla, adesso voglio andare a parlare appunto di come io. Sono contenta e sono sicura che non cambierò mai la decorazione delle pagine dieta memo di ogni giorno. Quindi, ragazzi, mi perdo un po', sono appena all'università. Ho preso questo foglio rosa perché adesso sto utilizzando questi rosa ogni giorno. Ogni settimana per me ha un colore. La settimana del rosa è appunto quello del mio compleanno e quindi sto mettendo i fogli in quella settimana. Di cosa voglio parlarvi? Voglio parlarvi di questo. Questo è un set che ho comprato io alla Lidl. Nessuno, nessuno mi ha spedito niente. Questo qui. Allora, partiamo dalla valigetta. È una valigetta contenente in plastica rigida, quindi anche riutilizzabile. La marca è Crelando e appunto l'ho acquistata alla Lidl per 9,90 euro. C'erano diversi set. Questo set che comprende 4, mi viene da dire fustelle, ragazze, però non so come definirle. Sono 4 fustelle rosa e 4 fustelle su questo color azzurro verde petrolio, più una base, un adattatore per pagine che adesso vi mostrerò come fare. Allora, ci sono varie fustelle, c'è questa qui con i fiori. E i relativi aiuti guida. Poi abbiamo i fiocchi, il fiocco, scusate, questi che sono tipo dei soli o dei fiori, non so come definirli. E abbiamo i cuoricini per quanto riguarda il colore rosa. Per quanto riguarda il colore azzurro, verde, scusate, abbiamo le note musicali. Questo qui che è bellissimo, secondo me. I delfini e infine le stelline. Io adesso andrò a fare le stelline e prenderò appunto i suoi relativi aiuti guida. Come si utilizza questo set? Penso che sia molto semplice, però per chi è interessato. Allora, vado a mettere nell'aggeggio qui a disposizione che comprende appunto questa maniglia e abbiamo una base quadrettata più dei numeri per diciamo numerati, dei numeri numerati, sì ragazzi, questa è fantastica. C'è una sorta di righello qui sulla parte alta e i gommini sotto che riescono a bloccarlo su un piano. Allora, per non farlo scivolare, inserisco le stelline e seguendo sempre l'andamento delle stelline. Quindi, ecco qui, li metto ai lati semplicemente. Questo perché? Perché adesso vi farò vedere che prendendo il foglio lo inserisco all'interno.
cercando di essere il più precise possibile, pigia e sono riuscite le stelline. Però questo vale per una sola volta fatto, diciamo. Se io voglio fare proprio una cornice, è un po' difficile farlo al contrario. Che faccio? Vado innanzitutto a fare il primo click, poi aiutandomi con queste stelline, quando riesco a far combaciare il disegno di sotto con le stelline che ho tagliato, faccio un'altra volta la marcatura, diciamo. Non so parlare oggi. E così facendo abbiamo fatto appunto la striscia. Io l'ho fatta anche sul lato inferiore, non la farò sul bordo esterno, diciamo. E questa è una decorazione carina. Come vedete, viene molto molto bene, è ben dettagliato, e per di più le stelline che ho tagliato le posso utilizzare per una decorazione, visto che sono perfette praticamente. E nulla, questo è un semplice metodo per realizzare qualcosina di carino per la vostra azienda. Se avete un'azienda anche voi, fatemelo sapere comunque sia, perché sono curiosa, diciamo. Io saluto tutto quante, mando un grosso bacio, spero che questo video vi faccia capire che comunque sia, non mi sono dimenticata di YouTube, perché molte ragazze mi hanno scritto: non fai più video su YouTube, come mai? No, non è che non li faccio, è che ho poco tempo. E al momento, ecco, vi ho detto, sono un po' impegnata, però cercherò di caricare almeno una volta a settimana un video. Con questo è tutto, ragazzi, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao bellezze!